Secondo alcune stime, in Italia una persona è iscritta mediamente a 2-3 servizi in abbonamento e paga una media di 350-400 euro l'anno per usufruire di questi servizi. Guardare serie TV e film streaming su piattaforme come Disney Plus oppure Netflix, o ancora ascoltare musica su Spotify o Apple Music, oppure utilizzare servizi in abbonamento e software in abbonamento come Office 365, Kaspersky o altri antivirus è diventata un'abitudine di milioni e milioni di persone in tutto il mondo. Ed ogni mese, senza rendercene conto, spendiamo decine e decine di euro in abbonamenti vari. Questi abbonamenti chiaramente possono andare ad incidere su quello che è il nostro bilancio economico, su quello che è l'analisi delle nostre uscite mensili ed annuali. A proposito dell'analisi entrate e uscite, ti consiglio di guardare il video che trovi all'interno delle schede dedicato proprio al budgeting e all'analisi delle entrate e delle uscite. Ma c'è un modo per riuscire a risparmiare su questi servizi in abbonamento senza tuttavia dover rinunciare a questi servizi? Secondo Together Price il metodo c'è ed è quello di utilizzare i piani multiutente offerti da quasi tutte le piattaforme che offrono dei piani in abbonamento. Quindi basta condividere quei piani multiutente che hanno un prezzo un po' più alto rispetto alla licenza singola con altre persone per andare a risparmiare sugli abbonamenti. Ma tutto questo è legale oppure no? Condividere l'abbonamento con altre persone è legale o va contro quelli che sono i termini e condizioni di servizio di questi servizi in abbonamento? E Together Price cosa fa? È una piattaforma sicura? Come funziona? In questo video voglio raccontarti la mia opinione e spiegarti come funziona Together Price. Prima però ti invito come sempre a mettere un pollice in su, iscriverti al canale ed attivare la campanella per supportare la crescita di questo canale. Risparmia fino all'80% dei tuoi servizi online preferiti. Dividi il costo dei tuoi abbonamenti grazie ai piani multiutente entrando a far parte di una community che oggi conta più di 1 milione di iscritti. Hai capito bene? Together Price ha più di 1 milione di iscritti. È una piattaforma che offre un servizio che ti spiegherò fra poco, che conta al suo interno 1 milione di utenti che riescono a risparmiare sugli abbonamenti mensili condividendo gli abbonamenti. Ma cosa si può condividere con Together Price? Puoi condividere piani come Netflix Premium, il cui costo condiviso mensile diventa di soli 4 euro al mese. Oppure Spotify Family, al costo mensile di 2,50 euro. Oppure Office 365 al costo di 2 euro al mese. Detta così sembra davvero conveniente. Questo è quello che si può leggere visitando il sito ufficiale di Together Price. In descrizione trovi il link che ti rimanderà sul sito di Together Price dove la registrazione è completamente gratuita e quindi dove potrai anche tu registrarti e farti una tua idea su questo servizio e sulla piattaforma. Ma cerchiamo di capirne di più e di capire come funziona Together Price. Cercando online però informazioni, articoli, video, recensioni di Together Price, possiamo trovare centinaia di articoli e decine di video che trattano questo argomento e che danno la loro opinione sul servizio. Hanno parlato di Together Price, Altro Consumo, Wired, Il Messaggero, TG3 e poi tantissimi youtuber e influencer, fra cui anche Andrea Galeazzi. E cito Andrea Galeazzi perché andando a guardare la sua recensione, o meglio la sua intervista, perché è andato a trovare i fondatori di Together Price, e andando a leggere i commenti si può leggere una discussione molto accesa su questo servizio. Prima di tutto però vediamo come funziona Together Price, come funziona questa piattaforma. Perché Together Price non è altro che una piattaforma che aiuta gruppi di persone a condividere il costo degli abbonamenti di tutti quelli che sono i servizi online o i software online in abbonamento mensile grazie all'utilizzo di piani multiutente in modo semplice e sicuro. All'interno di Together Price, infatti, una volta che ci si registra in piattaforma, è presente una barra di ricerca tramite la quale è possibile cercare quelli che sono i servizi in abbonamento che vorremmo sottoscrivere anche noi. E possiamo decidere di essere degli admin oppure dei joiner.
Gli admin sono i proprietari di un abbonamento che vogliono condividere quell'abbonamento con altre persone, mentre i joiner sono tutte quelle persone alla ricerca di gruppi di persone con cui condividere un abbonamento ad un servizio o ad un software. Ma cosa sono effettivamente questi gruppi di condivisione? Teoricamente sono dei gruppi di 2, 3 oppure di 4 persone che fanno parte di un abbonamento multiutente. E Together Price nella sua piattaforma specifica che ogni servizio in abbonamento ha le sue regole, ha i suoi termini e condizioni di servizio. E soprattutto all'interno di questi termini e condizioni di servizio è presente un regolamento che specifica per chi sono destinati i piani multiutente, ovvero chi può utilizzare un piano multiutente, con chi può essere condiviso uno di questi abbonamenti. Ed è proprio su questo punto in realtà che nascono i tanti interrogativi sul fatto che questo metodo sia legale oppure no, se il condividere gli abbonamenti con altre persone sia legale oppure no. E quindi sono molte le persone che si chiedono se Together Price è un servizio, è una piattaforma legale. La piattaforma in realtà spiega all'interno del suo sito che il servizio offerto è legale ed i piani multiutente nascono proprio per offrire la possibilità agli utenti di condividere la spesa di un abbonamento e quindi l'uso di prodotti e servizi in gruppo risparmiando, purché chiaramente vengono rispettati quelli che sono i termini d'uso del servizio per il quale stiamo sottoscrivendo l'abbonamento o per il quale vogliamo condividere l'abbonamento con altre persone. E prestiamo attenzione al fatto che Together Price in realtà fornisce un'infrastruttura informatica per agevolare la comunicazione, la condivisione di spese tra membri di piani multiutente. E proprio su questo aspetto si apre un vero e proprio mondo. Di fatto Together Price non è che ti offre un servizio di abbonamento in condivisione, ma permette alle persone di creare dei gruppi di condivisione. La stessa piattaforma infatti spiega attraverso il suo sito internet e attraverso le parole dei fondatori che questo servizio nasce per offrire una tecnologia sicura, automatica e comoda per organizzare un gruppo e dividere la spesa comune senza perdere tempo in maniera semplice e veloce. Esiste però anche una intervista ad uno dei 3 fondatori di Together Price in cui viene spiegato come è nata questa idea, come è nata l'idea di creare questa piattaforma. L'idea è nata perché i 3 fondatori volevano realizzare una piattaforma che aiutasse le persone a condividere quelli che erano i piani multiutente. E mentre stavano sviluppando questa piattaforma, i 3 fondatori si sono resi conto che su internet erano presenti tantissimi forum e tantissimi post pubblicati all'interno di gruppi di Facebook in cui le persone cercavano altre persone interessate ad abbonarsi ad un prodotto o ad un servizio, approfittando dei vantaggi dei piani multiutente. Chiaramente il problema di questi post o di questi forum era quello poi di andare a gestire la comunicazione fra i vari partecipanti a questo gruppo condiviso di acquisto di un piano multiutente e al tempo stesso i pagamenti, quindi richiedere i pagamenti oppure mandare dei messaggi di preavvisi perché magari non era arrivata la quota dell'abbonamento. Together Price dunque nasce per facilitare l'incontro, la comunicazione e i pagamenti di queste persone che vogliono condividere gli abbonamenti. Ed è proprio su questo punto che nasce il problema e la critica che hanno fatto molte persone a questa piattaforma, nonostante è preciso che la piattaforma, come dicevo inizio video, è utilizzata da più di 1 milione di persone. Sotto i video di Andrea Galeazzi, di cui ti parlavo prima, si è scatenata infatti una intensa discussione da parte di numerosi utenti che parlavano di un servizio, quello di Together Price, che si potrebbe definire borderline e che si nasconde dietro a dei paletti e delle regole che alcuni utenti dicono che non vengono rispettate. In realtà nel video di Andrea Galeazzi viene spiegato da uno dei 3 fondatori che esiste un controllo che cerca di monitorare sempre come vengono condivisi gli abbonamenti e che cerca di bloccare tutte quelle che sono le condivisioni o i gruppi di abbonamento che vanno contro i regolamenti dei termini di servizio dei prodotti che si vogliono condividere. La piattaforma infatti teoricamente permette di creare dei gruppi di condivisione di abbonamenti per gestire i piani multiutente in maniera semplice e pratica e quindi non dover andare ad esempio a chiedere ogni mese la quota a tutti i partecipanti al gruppo multiutente oppure anche per le comunicazioni avere una piattaforma più semplice da utilizzare per magari dare
delle informazioni in contemporanea a tutti gli utenti che fanno parte di quell'abbonamento condiviso. E tutto questo a fronte di una piccolissima quota da pagare solo nel caso in cui si partecipa come joiner, quindi non si è i proprietari dell'abbonamento, ma si è partecipanti ad un abbonamento di un'altra persona. Vediamo dunque un esempio legale di come questa piattaforma Together Price può essere utilizzata legalmente. Supponiamo che si abbia una famiglia in cui magari di 4 persone, padre, madre e 2 figli, ci sia padre e madre che vivono in una casa, un figlio che vive in un'altra casa e un altro figlio che vive in un'altra regione. Grazie a Together Price si può gestire un abbonamento ad esempio a Netflix multiutente ed avere il piano condiviso in maniera semplice e ben organizzata. Oppure pensiamo ad un gruppo di professionisti che lavora insieme e che vuole usufruire di Office 365 e vuole condividerlo condividendo un abbonamento multiutente e quindi risparmiando sulla licenza mensile. Ci sono di fatto tantissimi casi nei quali Together Price può essere utilizzato come servizio per risparmiare effettivamente su questi abbonamenti in maniera legale, sfruttando quelli che sono i termini e le condizioni di servizio dei vari abbonamenti, servizi che scegliamo di sottoscrivere e al tempo stesso utilizzando una piattaforma che ci permette di gestire al meglio questo piano multiutente o più piani multiutente. Ci sono però anche dei metodi chiaramente per cui la piattaforma può essere utilizzata in maniera illegale. O meglio, può essere utilizzata andando contro a quelli che sono i regolamenti e i termini di servizio di questi servizi in abbonamento. All'interno di Together Price, infatti, è possibile creare dei gruppi di condivisione privati dove per accedere è necessario avere un invito, dobbiamo necessariamente noi amministratori inviare l'invito alle persone con cui vogliamo condividere l'abbonamento, e dei gruppi di condivisione pubblici, dove di fatto possiamo andare a condividere il nostro abbonamento con chiunque voglia unirsi per quel determinato abbonamento. Ed un aspetto che fa pensare ad alcune persone che Together Price in realtà favorisca in qualche modo anche questa condivisione di abbonamenti fra persone che non si conoscono è il fatto che per ogni profilo Together Price assegna un rating, ovvero una valutazione. Valutazione che viene data in base a diversi parametri, come ad esempio la verifica dell'email, del social network, oppure il pagamento effettuato con N26 o con Hype, oppure il numero di recensioni ricevute da altri utenti. Questi parametri chiaramente sono utili e validi nel momento in cui non conosciamo la persona con cui andremo a condividere l'abbonamento, nel momento in cui vogliamo entrare come joiner in un abbonamento di un admin che non conosciamo. Ma se stiamo condividendo un abbonamento con dei familiari, con degli amici o con dei colleghi di lavoro, perché dovremmo conoscere la valutazione di queste persone? Ecco, a mio avviso Together Price è un servizio molto interessante per chi vuole condividere abbonamenti e risparmiare sugli abbonamenti grazie ai piani di multiutente. Come venga usato poi questo servizio dipende dalle singole persone che decidono di partecipare o di usufruire di Together Price. Ma chiaramente la piattaforma e i fondatori hanno comunicato, come si può vedere anche nel video di Andrea Galeazzi, che cercano di limitare le pratiche scorrette bannando gli utenti che vanno contro il regolamento. Spero che questo video ti abbia un po' chiarito come funziona Together Price e quali sono le principali critiche mosse a questa piattaforma e se condividere abbonamenti con altre persone è legale oppure no. La verità è che devi sempre andare a guardare quelli che sono i termini di servizio, il pieno abbonamento che vuoi sottoscrivere e capire con chi lo puoi sottoscrivere. Stando attento, fra l'altro, nel momento in cui partecipi come amministratore, di essere sempre conforme alle regole. Io ti invito come sempre, se il video ti è piaciuto, a mettere un pollice in su, iscriverti al canale ed attivare la campanella per supportare la crescita di questo canale. Se stai già usando Together Price o se vuoi condividere la tua esperienza con Together Price, scrivi qui sotto nei commenti. E noi ci vediamo come sempre, se vorrai, con un nuovo video su questo canale.